Ora Batista, prova ad andare, ancora Giulio Batista. La centrale per Taddei. Taddei prova a girarsi, palla larga per Batista. Attenzione all'azione della Roma, in zona offensiva, la finta di Batista che prova ad entrare in rigore. Calcio di rigore per la Roma! Calcio di rigore per la Roma! La giocata di Giulio Batista che ottiene il calcio di rigore. Che numero di Batista! Sì, ha fatto un doppio passo incredibile. Qui come ha puntato l'avversario, visto come ha controllato, lo ha puntato. E credo che sia stato inevitabile il fallo, rigore netto. Calcio di rigore per la Roma dal dischetto. Mi sembra va De Rossi. Qui la giocata in ritardo Campagnaro, calcio di rigore per noi, è tutto pronto dagli 11 metri. Vediamo, va Batista. Si prende la responsabilità Giulio Batista. Attenzione alla bestia. È tutto pronto al San Paolo. Batista contro De Santis. Parte Giulio. Giulio Batista, il vantaggio della Roma, la bestia porta in vantaggio la Roma e adesso è un'altra partita. La Roma potrà partire in contropiede, 1-0 per noi, ci voleva questo gol. Beh, ha calciato perfettamente, guarda con quale determinazione e forza, nonostante De Santis ha intuito, te l'avevo detto, poteva essere la sua partita, con grande personalità ha preso la palla, ha calciato 1-0, un grande gol, un grande rigore. 1-0 per noi, il gol di Giulio Batista con il destro, il secondo centro stagionale. Roma 1, Napoli 0 al San Paolo. Adesso attenzione perché ci sarà la reazione.